contemporanea, il Consiglio regionale lancia la campagna per promuovere i luoghi dell'arte contemporanea all'aperto in Toscana. Fino al 4 agosto a Rocca Tederighi, provincia di Grosseto, la rievocazione storica Medioevo nel borgo. Dal 23 al 25 agosto a Sinalunga torna Birrantology Festival, la manifestazione musicale all'insegna della stravaganza. La campagna Toscana Contemporanea. Si chiama Toscana Contemporanea la campagna social estiva del Consiglio regionale dedicata ai luoghi d'arte contemporanea all'aperto, all'arte urbana e ai parchi d'arte. Oltre agli scrigni di bellezza custoditi nei musei visitati da turisti provenienti da tutto il mondo, la Toscana nelle grandi città come nei piccoli borghi è piena di opere d'arte contemporanea liberamente accessibili in piazze e strade, fra cui sculture, installazioni, murales e lavori di street art. La campagna presenta le opere con una campagna fotografica e attraverso video e format informativi, non soltanto sul portale Visit Tuscany, ma anche su altri canali di comunicazione e sui social. L'arte urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato, ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. Negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi, quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone e chiediamo alle cittadine e ai cittadini della nostra regione e non solo, anche ai tanti turisti, di andare a scoprire quante meraviglie ci sono nella Toscana diffusa. Quest'anno il tema è l'arte contemporanea e Fondazione accompagna il Consiglio come su tante altre attività, ma in questa con particolare interesse perché l'arte contemporanea è molto diffusa in Toscana, dalle grandi città ai piccoli borghi, ci sono opere anche nella campagna, quindi la campagna di fotografica rappresenta bene questa diffusione. Poi accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel, e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come Visit Tuscany, ma anche quelli proprio a fini informativi e comunicativi con la redazione di In Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del Consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. E in più si aggiunge il portale i Visit, perché le foto che troverete e i video che rappresentano quei luoghi sono materiali e strumenti che si trovano sul sito di Visit Tuscany e lì ci sono anche offerte, quindi gli operatori del turismo della regione possono offrire in 5 lingue le loro offerte di accoglienza, di visita, di esperienza legate alla Toscana contemporanea. Ce ne sono diverse decine sul sito di Visit Tuscany. I tedeschi sono più interessati agli aspetti che coniugano per esempio le cantine, l'arte contemporanea, l'architettura, i francesi più alla diffusione dei luoghi, gli inglesi sono più collegati agli itinerari e ai percorsi, alle opere di arte contemporanea lungo gli itinerari della via Francigena, della via degli Dei e ai percorsi della Romea Strada. A seconda dei target, delle fasce e dei mercati di riferimento c'è un interesse. La Toscana è in grado di soddisfare tutta la domanda e la curiosità dei turisti sia nazionali che internazionali e Fondazione con gli strumenti che ho detto l'accompagna molto volentieri. Medioevo nel borgo a Rocca Tederighi. Ogni primo fine settimana di agosto, Rocca Tederighi si catapulta in un viaggio senza tempo, immergendosi nel suggestivo scenario del Medioevo nel cuore del borgo. Un'immersione totale nel fascino e nella vivacità del passato, un'esperienza che da 30 anni richiama migliaia di visitatori nel borgo, nel comune di Broccastrada, in provincia di Grosseto.
La manifestazione Medioevo nel Borgo, dal 2 al 4 agosto, dal pomeriggio fino a tarda notte, porterà a Rocca Tederighi attrazioni varie, rievocazioni storiche in abiti d'epoca, antichi mestieri, botteghe artigiane, musici itineranti, spettacoli in piazza, scene di vita quotidiana, taverne con piatti tipici del periodo medievale, giochi medievali della compagnia di Cupatino. La Toscana è una terra in grado di attirare dalle grandi città ai piccoli borghi, dalle colline al mare, milioni di turisti durante questa estate. È bello sapere che ogni territorio è in grado di produrre tanta rappresentazione della nostra identità, della nostra storia. Questo è un caso emblematico. Rocca Tederighi, uno dei luoghi più belli della nostra regione, torna nel Medioevo. Lo fa dal 4 al 6 di agosto, provando a raccontare l'identità di un territorio, l'arte, la storia, la cultura, la bellezza, e lo prova a fare anche attraverso arte di strada, provando a coinvolgere le energie migliori. È un modo per far conoscere quanta bellezza c'è nella nostra Toscana diffusa, e per questo è un impegno che mi sono preso, cercare di dare voce a quei territori che offrono tanto, possono offrire tanto e che forse sono meno noti di altri, ma non meno belli. Medioevo nel Borgo è una tradizione che si è ormai considerata consolidata, sono quasi 30 anni che il borgo di Rocca Tederighi, tra l'altro un borgo veramente molto bello e caratteristico, tipico della Maremma, di quelli che sono i borghi della Maremma, dove si rivive per 3 giorni, si ricrea quell'atmosfera che è quell'atmosfera medievale. Un'atmosfera che negli anni è piaciuta moltissimo e attira un sacco di turisti, grazie anche all'impegno delle persone che ci mettono per questa ricreazione appunto del borgo medievale. 30 anni dalla prima edizione di questa splendida manifestazione con cui a Rocca Tederighi si ritorna indietro nel tempo, nel Medioevo, in un'epoca di dame, cavalieri, artisti di strada, giocolieri, giullari. Si resiste nel tempo grazie a una comunità che è molto forte, grazie a una Proloco che è capace di ogni anno di coinvolgere tanti giovani. Il Medioevo nel Borgo, oltre a essere una bellissima festa, è anche una tradizione importante che affonda le radici nella storia del paese, ma è talmente attuale che sa attrarre le nuove generazioni e quindi rafforza il senso di appartenenza alla comunità a partire dai più giovani. Quest'anno lo possiamo considerare come un the best of, perché abbiamo richiamato tutti i nostri artisti, amici, che sono appunto con noi dal primo anno di edizione della nostra festa. In quei 3 giorni cerchiamo di rendere tutto, togliendo elettricità, mettendo le fiaccole, rispettando ovviamente le leggi moderne, e cercando di riportare tutto a quell'atmosfera che poi ci permette di realizzare la nostra festa. L'ambizione per l'edizione di quest'anno? È avere un buon pubblico, che i nostri amici, le persone che vengano a trovarci si divertano il più possibile, che offriamo uno spettacolo incredibile come ogni anno. Anthology Festival a Sinalunga. Extravaganza Birrantology Festival sarà di scena a Sinalunga dal 23 al 25 agosto. Organizzato dall'Associazione Polisportiva Dilettantistica di Scrofiano, Birrantology Extravaganza è un festival musicale ad ingresso gratuito che si svolge nell'ultimo fine settimana di agosto all'interno del Parco Comunale dell'Uccelliera, nella parte alta del paese medievale di Scrofiano, frazione di Sinalunga. Un vero e proprio concept festival che ruota attorno al concetto di extravaganza, ovvero un comportamento bizzarro e fuori dal normale che esce dai limiti e dalla consuetudine. Birrantology accompagna in un percorso alla scoperta delle sottoculture, unendo la ricerca musicale all'immaginario visivo, l'attenzione alle birre artigianali, allo street food di qualità, ai libri e ai fumetti di genere meno conosciuti. Ogni anno vengono selezionati i migliori gruppi italiani e internazionali specializzati nei generi musicali synth wave, metal, rock e punk, che rappresentano il momento clou del festival. Negli ultimi anni l'associazione ha ampliato l'offerta culturale creando l'Extravaganza Experience, una serie di eventi pomeridiani esclusivi, comprensivi di gioco di ruolo e di talk, con ospiti di spicco della cultura underground. Un'iniziativa importante che trova il sostegno del Consiglio regionale della Toscana, il nostro supporto, la promozione insieme a quella dell'amministrazione comunale, e l'iniziativa che ravviva il borgo di Scrofiano, che è un piccolo borgo dentro il comune, ovviamente nel contesto del comune
di Sinalunga, un'iniziativa che mette insieme elementi di carattere culturale, musicali ed enogastronomici e ravviva il nostro territorio, di quella Toscana diffusa, di quei piccoli borghi che fanno però bella e viva la nostra comunità. Questo è il motivo per cui il Consiglio regionale della Toscana promuove, sostiene e cerca di diffondere le informazioni rispetto a queste iniziative che hanno bisogno del supporto delle istituzioni. Birrantology è un evento culturale che viene effettuato in un piccolissimo borgo, ecco, quindi il contesto reale della Toscana diffusa e come gli eventi culturali diano modo di far conoscere questi luoghi in maniera più approfondita, con un festival che tratta di enogastronomia, di musica, musica indipendente che dà anche la possibilità a gruppi particolari di essere conosciuti, e quindi la promozione e la vicinanza del Consiglio regionale è di fondamentale importanza. Un fiore all'occhiello del nostro comune, ha detto la vice sindaca di Sinalunga, perché è una rassegna promossa da un gruppo di giovani che vogliono far conoscere stili musicali diversi associati alla produzione di birre locali. Questa manifestazione è un fiore all'occhiello del nostro comune, perché è stata innanzitutto pensata da un gruppo di giovani che avevano la volontà di promuovere stili musicali diversi e cultura musicale anche, associata alla produzione e alla valorizzazione di birre locali. Birrantology è un festival che si svolge a Scrofiano, in questo piccolo borgo del nostro comune, un borgo medievale con un parco molto bello dove si snoda appunto questo festival. Viene organizzato lì sia il palco per le band che si esibiscono, band internazionali che producono musica particolare e diversificata, e tutto è diciamo abbinato ad uno street food di assoluta qualità, con prodotti della nostra cultura, con prodotti del nostro territorio tipo l'aglione, la chianina e la cinta senese, che si associano a queste birre selezionate appunto per i visitatori di questo festival. E niente che dire, Birrantology propone, come ho detto, gruppi internazionali e si fa promotore di musiche particolari, condite diciamo da un filo conduttore che è l'estravaganza. Infatti il nome del festival è proprio Extravaganza Birrantology Festival, dove ogni anno c'è un filo conduttore particolare da scoprire che si propone agli spettatori, e questo è da scoprire andandolo a vedere. L'importanza dei festival per i giovani è presto detta, c'è una mistura di cultura e di specialità che attira i giovani, attira soprattutto i ragazzi interessati a queste nicchie musicali che ci rendono una particolarità della nostra zona, del nostro territorio, e il festival è incentrato soprattutto per loro, e in particolare penso alla serata di domenica, che è più una serata per il divertimento rispetto ad altre serate che vanno più verso synthwave, musica un pochino più elettronica, oppure verso un gothic rock. Ogni serata ha la sua spiritualità, al suo ambient, e è adatta veramente a tutti, a famiglie o a chi vuole semplicemente godersi una serata e vedere qualcosa di particolare. È un festival basato sul libro, un concept festival che nasce da un processo artistico e creativo che ha portato nel 2019 la stesura di un libro. In questo libro viene documentata l'esperienza dei ragazzi del collettivo che gestisce l'organizzazione, e vengono, tramite un racconto fantastico, create delle tre divinità che rappresentano tre atmosfere che vengono sul palco le sere del festival. Vediamo il venerdì una serata più che altro a synthwave, il sabato una serata dedicata al gothic rock e la domenica dedicata al punk rock. Cerchiamo di riportare all'interno del parco l'atmosfera del festival che descriviamo attraverso le divinità che sono descritte nel libro.